Città Benevento. Va ora in onda Radio Città Pantano Club. Sì. Ormai iniziamo male, mi avete già escluso dal, sì, dall'ingresso. Lui, La cosa bella deve vendere con Alberto Facchi, eh. Siete al Golf Club. Esatto. Prima o poi Clemente ci chiuderà. Oggi benvenuti al Golf. Dobbiamo dircelo chiaramente. Questo rischio c'è. Prima o poi Clemente ci chiuderà. E allora benvenuti al Golf Club, un programma che lavora col favore delle tenebre. Ci tengo a dirlo proprio per ripescare parole kantiane, visto che oggi abbiamo con noi a commentare questo esito della tornata elettorale europea amministrativa comunale in alcune zone d'Italia, la nostra straordinaria Antonella Pepe. Con la cuffia in panda, ben ritrovati tutti e tutte. Grazie Antonella. Veramente, ormai hai inanellato una serie di record, credo, irripetibili. Quando sarà? Quarta, quinta volta? Sì, di sì. Non ne puoi più, credo. Di stare... No, ma dobbiamo continuare perché porta davvero bene. Quindi... è vero, anche perché prima di immergerci subito in questa... No, solo la prima è andata benissimo a portare. Perché? La seconda no? Ah, ma la prima era stata... Vabbè, poi magari dopo riviviamo fuoco, tutti... Diciamo, ha mosso i primi passi delle esclusioni dai partiti o cose del genere qui da noi. Però anche dei successi, perché è entrata nel direttivo e soprattutto... Tu hai curato in queste europee la campagna elettorale di Lucia Annunziata. Indipendente, scusa se poco. E che t'ha fatto Lucia Annunziata? Oltre 245.000 preferenze. Mego, grande, capito Antonella Pepe? Vedi, questi pesci del PD sono tutti uguali, prendono i voti e poi vorrebbero pure governare col favore delle tenebre. Mannaggia. Vabbè, diciamo, è stata una tornata elettorale abbastanza complicata, polarizzata, ecco, mettiamola così. Non credo sia stato il tuo caso, ma a breve ne parliamo. E anche soddisfacente, Però subito così, prima di dare spazio ad Alberto che incombe con la sua amatissima rubrica, volevo chiederti, sei soddisfatta al di là del successo personale insieme all'Annunziata di come sono andate queste elezioni europee? Beh, soddisfatta è un parolone. Lo so. Sicuramente ci sono due vincitori, certamente. Una è la presidente del Consiglio con il suo partito, l'altra vincitrice è la segretaria nazionale Elly Schlein e il Partito Democratico. Decisamente. Quindi c'è un elemento sicuramente positivo, ma che è chiaro ed è sotto gli occhi ormai da tempo, che le forze di opposizione in questo paese sono maggioranza rispetto alle forze di governo. Mi sembra chiarissimo. Allora possiamo subito andare a sentire cosa ha colpito Alberto questa settimana. Buonasera Radio Cittadini. Ciao. E Radio Cittadine di questo fantastico programma. Qui in regia abbiamo al solito il nostro Mario La Monaca e Luca Pepe. Allo. Al terzo posto, bus, tornano i controlli. Stop. Bus, bus. Stop ai furbetti. Stop ai furbetti, state in campana. Bene. Al secondo posto, lavoro nel Sannio, produttività a picco. Ma com'è? E c'era chi, sapete voi, che aveva fatto mille posti di lavoro. Il modello Benevento. Cioè, il modello Benevento non tira più come un tempo? Ma per il turismo, per la produttività. Però ricordiamoci, la Lab delle Poste, l'IKEA, le scarpe dell'amico della valle, tutti i lituani, Gerzai, e non c'è un McDonald's anche a Pannarano, credo ne metteranno uno prossimamente. Anche a Pantano. Dove facciamo gli auguri ad Antonio Iavarone, eletto sindaco a Pannarano, grande Iavarone, esatto. Dopo facciamo pure gli auguri a papà, non ti preoccupare. Adesso invece, prego, scusami. Al primo posto invece, visto l'evento che questo fine settimana ha colpito tutta l'Italia, abbiamo una carrellata di notizie. Una carrellata. Ti ascolto. Europee, Renzi querela Barone. Allora, così iniziamo. Una sfida proprio al vertice questa. Cioè, ricorderete Barone. Europee, Sanniti fuori dai giochi. E come mai? Chissà come mai. Macisi. Voto Mastella, fatto un miracolo. Ah, pensavo voto Mastella e canto. No.
sua dichiarazione, sempre Mastella, sì. Alle regionali, sì. Senza centro non si vince. Grazie Alberto Facchi. Grazie a me. Grazie, grazie. Senza centro non si vince, è bellissima. Va bene, oggi abbiamo con noi Antonella Pepe, che... Cara Antonella, da un po' di tempo a questa parte, dall'ultima volta in cui sei venuta, è cambiata una cosa. Cioè, oltre a un po' più di tecnologia, più o meno picchiacchella così dalle nostre parti, noi abbiamo anche un ensemble che realizza canzoni dedicate ai nostri ospiti. Abbiamo l'Antonella Pepe Song. Antonella Pepe, con Maria Cielo. Il risultato elettorale. Beh, sound simpatico. Che mentre faccio delirare. Che a Clemente ha fatto... una mano a capire la politica. GP, me lo fai un nevroni per fantasia, dai. Iniziamo la serata per venire, va. Antonella Pepe. Bellissimo, ma che regalo stesso! Dopo te la mandiamo su WhatsApp. Sì. Falla sentire l'annunziata, vedi che ti dice. Cioè, sta roba qua, ma neanche... Ma l'avete registrata la SIAE? Sì, certo. Normale, tranquillamente. È la prima cosa, noi... L'abbiamo registrata al nostro nome, che è Pantano Sound, quindi puoi tranquillamente abusarne come vuoi. Io la lascio un po' in sottofondo perché è piacevole ad accompagnarci. Mixed by Harry, sempre. Antonella, mixed by Harry, ex Jerry, penso sia in questo caso. Allora, siamo tutti felici, elezioni, eccetera, eccetera. Complimenti anche a tuo padre, rinnovato sindaco di Apice. Domani, tra l'altro, è Sant'Antonio, è festa Apice. Assolutamente. Eh? Quindi state una settimana di festeggiamenti, tipo carnevale di Rio fate, sì, sì. Abbastanza pronti, suppongo. Beh, in realtà sarà una lunga estate di festeggiamenti, con tutte male. Le manifestazioni già in calendario, quindi anzi, certo, vi aspettiamo ad Apice. Cioè, insomma, ci vengo di corsa, vedi tu, fai un po' te. Cioè. Stasera tutti a fare... A fa che? La famosa passeggiata verso Sant'Antonio. Ah, giusto, giusto, al santuario. La tredicina. La tredicina. La tredicina. Perché sono 13 chilometri? No, solo perché sono i 13 passi, giorni, no. Dal 1 giugno al 13 di giugno, che è Sant'Antonio, la si cammina senza sosta, stai dicendo. Stata ammessa appunto a piedi. Scalzi? No, non so, scherzo. C'è anche chi c'è le scale. Hai capito? La cultura popolare a Radio Città Benevento. Anche in Sicilia fanno così. Anche in Sicilia fanno la tredicina per Sant'Antonio? Perché c'è un santuario e tu girando nell'entroterra sempre di Sant'Antonio. Ciccio Maria cammina sulle acque, credo, pure Pugliana. Beh, di scherzo, ovviamente. Ma Sant'Antonio è il santo. Poi ci sono gli altri santi, ma che secondari, voglio dire. Un po' come San Gennaro a Napoli, Sant'Antonio a Apice. E San Vincenzo a San, San Vincenzo a San Nazaro. San Bartolomeo a Benevento. Porta Sant'Antonio per il miracolo utile. Allora, Antonella, proprio così, giusto perché già ci hai dato un'infarinatura precedente. Al di là della felicità per il successo del Partito Democratico e della tua candidata e tutto il resto, devo subito iniziare con... come dire, elezioni polarizzate ovviamente anche da Vannacci e da un lato, e diciamo forse Ilaria Salis potrebbe essere l'alter ego esatto dall'altro, diciamo forse mai come in questo caso il PD stava un po' più in mezzo, no? Non si è proprio, come dire, ritrovato candidati scomodi o più di tanto rispetto al passato. Ma no, io credo che il PD invece ne va dato grande merito alla segretaria, a tutto il gruppo dirigente, ha costruito delle liste che hanno dato proprio il senso di questo nuovo percorso. Liste plurali, aperte, con espressioni appunto della società civile, dell'impegno civile, tra l'altro dando spazio anche a degli indipendenti. Pensiamo a Cecilia Strada, pensiamo a Lucia Annunziata, ma anche allo stesso Marco Tarquinio, persone quindi non iscritte al PD che però in questa tornata hanno dato il loro contributo e continueranno a darlo al Partito Democratico. Poi delle figure anche territoriali importanti, quindi un mix, ecco, di rappresentanza territoriale ma anche di idee forti sull'Europa e sul mondo. Ma tu che l'hai vissuta pure da addetta ai lavori, oltre che diciamo da esponente della politica, come sta? Cioè, è stata veramente così caina sta campagna elettorale? Perché c'è chi l'ha buttata subito in caciara tra decime masse. Ma ci sono due elementi. Il primo è che l'unico ad aver fatto campagna elettorale, come noi siamo abituati a immaginare le campagne elettorali, il PD. Io ho girato tutto il mezzogiorno, non confermiamo, mai abbiamo visto in giro nessun partito che facesse delle manifestazioni. Quindi abbiamo avuto una, se non a conclusione, magari, dettata da Telemeloni, TG1 e tutto, con le solite con l'utilizzo, ecco, dei media. E poi abbiamo avuto un partito che invece si conferma essere radicato sul territorio, che ha invece ha costruito tantissimi appuntamenti e tantissime occasioni
occasioni di riflessione. Io credo che questo poi ha anche determinato, diciamo, il buon risultato del Partito Democratico. C'è un elemento che però secondo me non è secondario, la fortissima astensione. E questo denota che abbiamo un problema fortissimo. Che poi è la maggioranza in Italia. È il partito della maggioranza assoluta. 51 però siamo alla maggioranza. Però diciamo, assoluta. Se può essere un monito per l'opposizione, in questo caso, volente o non volente, tu fai parte di questa realtà dell'opposizione, è un monito soprattutto per chi governa, no? Che deve governare. Dovrebbe anche essere un monito per tutte le forze, in particolare per chi governa. Tra l'altro c'è un dato che il centrodestra, in particolare il partito di Giorgia Meloni, sicuramente conferma un risultato importante. Certo, non come è stato per altri momenti, altri leader. Ricordo Renzi al 40%, Salvini al 34%. Sì, esplora proprio le europee, ricordiamo. Invece ci siamo mantenuti sotto il 30% con Meloni, e questo già. Ma secondo te sta roba qua può essere il canto del cigno del Movimento 5 Stelle in guida Conte? No, io credo che questo sia più che altro il canto del cigno ad un movimento che deve capire esattamente che cosa fare da grande, quindi decidere se essere una forza che si colloca in maniera anche strutturata all'interno del campo progressista, o se invece pensa di voler utilizzare, a seconda delle occasioni, quelle che possono essere un'utilità marginale rispetto agli altri. Che penso ad esempio di Benevento, 5 Stelle è sparito, cioè non c'è rimasto nessuno, no? Ma non solo a Benevento, i dati sono abbastanza preoccupanti. Se non in alcune realtà del Mezzogiorno, dove tu dici che Conte molla? È ancora forte. Non credo che Conte molli, credo che però in realtà anche la stessa nomina di Conte sia avvenuta non rispetto alla ricostruzione del Movimento 5 Stelle in un'ottica, ecco, appunto di partito e con una chiara identità e un chiaro percorso, ma sia stato anche un po' il frutto, no, di quell'onda emotiva post-Covid. Lo ricordo bene, nel periodo delle politiche, quando le persone dicevano: io non voto il Movimento 5 Stelle, io voto il presidente Conte. Quindi è chiaro che poi, se quella partecipazione, se quell'entusiasmo, se anche quel consenso non si trasferisce rendendo il Movimento 5 Stelle una forza capace poi di determinare anche la politica nel senso più stretto, diventa un partito che è destinato chiaramente a perdere. Chiarissimo. Consensi. Io avrei una domanda molto secca, netta. L'astensionismo ha raggiunto oltre la metà del del 50%. Più del 50%, 51,6, non voglio quasi essere. 52. Esatto. Sì. Secondo te, se non ci fossero state altre elezioni in mezzo, niente provinciali, niente regionali, niente comunali, questo dato si sarebbe incrementato o avremmo avuto sempre la stessa soglia? No, il rischio addirittura di un'astensione più alta io la vedo. Ah sì? Sì, assolutamente. Le comunali tirano. Sì, cioè, sicuramente a sto giro sì. C'è un dato ormai forte, diciamo, nella percezione dei cittadini, che la politica non è uno strumento di cambiamento. E quindi anche le proposte in campo vengono vissute come negative. No, come, diciamo, una parte in commedia, ognuno fa il suo. Una sorta di fine. Ma non fanno il c'è nostro. C'è un elemento, ad esempio c'è un dato che riguarda ad esempio il partito di maggioranza relativa, che è appunto quello di Giorgia Meloni, che perde oltre 200.000 voti. Il PD ne guadagna 600.000, l'Alleanza Verdi e Sinistra guadagna molti, molti voti, il partito di Giorgia Meloni li perde. Questo che significa? Significa che c'è un pezzo di elettorato che ha votato Fratelli d'Italia, che non vota altre proposte politiche, ma è tornato all'astensione. Però se andiamo a vedere invece, evidentemente già è arrivato il momento della delusione. Pensavo del dato invece dei comuni, dove effettivamente il PD ha vinto sostanzialmente nella maggior parte dei casi. Ci sono molti ballottaggi, ma diciamo le forbici sono belle ampie rispetto agli avversari. De Caro, penso forse De Caro più voti della Meloni. Infatti, no, questa sempre a livello europeo. Sì. Io parlavo invece proprio delle comunali. E accetto qualche luogo dove si sapeva, penso Pescara, dove credo sia quasi
impossibile là proprio, e ci ho pure lavorato per un periodo, mortacci. Sei trovato bene. Comunque, penso però forse il peccato originale l'abbiamo visto per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, la regione Piemonte, dove si è trovato un accordo con l'Appendino e tutto il resto, e forse lì è saltato il banco. Sì, è chiaro, ma cioè quella è una roba che poteva andare alle forze di sinistra, non no? Di centro quello, ma c'è appunto un elemento che oggi ricorre l'anniversario della morte di Silvio Berlusconi. Sì, noi abbiamo preparato un saluto al cavaliere. E di cui io credo il grande lascito sia stato proprio quello di aver costruito il centrodestra. Ah, sì, abbastanza. Che è competitivo perché è unito. Mm. Dall'altro lato noi abbiamo un centrosinistra che si costruisce a seconda dell'occorrenza. Sono d'accordo. E questa dimensione non fa crescere anche quella, la percezione di una reale contendibilità, di una reale forza e di possibilità anche di vincere le elezioni. E allora questo elemento di confusione, di contraddizione, inevitabilmente penalizza il centrosinistra, tranne in quelle realtà in cui abbiamo forti esperienze anche amministrative importanti, locali, dove si è amministrato anche bene, perché poi su questo c'è una tradizione lunga decenni di un centrosinistra che vinceva tutte le amministrative e poi puntualmente perdeva le elezioni politiche. Quindi classico. Questo è certo, gli amministratori li abbiamo sempre che se prova a vincere, perché a me succedeva da una vita che non votavo so perché, uno che poi usciva. Un anno e mezzo che io vivo questa sorta di sbocco. Però non ti voglio dire niente. Nazionale. Da quando sei venuta qui parte la prima sfiga iniziale, poi dopo le cose sono cominciate un po' a girare. Ma scusa, certamente mi ha mandato un messaggio. Un po' come il Benevento 5, noi portiamo bene ad Antonella Pepe. Elettorale. Dimmi che dicevi, scusami. No, dicevo, Clemente mi ha mandato un messaggio, ha detto fossi venuto a tagliare il nastro. Giusto, è vero. A proposito di taglianastri, dopo torniamo, perché volevo chiederti anche di Vannacci se pensi che invece farà le scarpe o possa fare le scarpe a Matteo Salvini. 530.000 voti sono tanti, Sì, sono molti voti. Che vergogna. Vabbè, questo è quello che pensiamo noi personalmente. Non possiamo dire a me, Vannacci mette paura. Vabbè, lo dico proprio sinceramente. Dovrebbe fare più paura, però, che ci sono 500. Ma proprio per quello mi fa paura. Fino a che va in giro in Vestaglia mi sta anche bene. Che pensano che quello che dice è uno buono. Bravo. È giusto. Ma quello è un bel italiano. Scusami. Ma io credo che sono fenomeni fortemente momentanei. È stato particolarmente caricato. Stato particolarmente caricato dai media, è un anno che parliamo prima dell'assurdità di quel libro, tra l'altro autoprodotto, diciamo che il mondo alla rovescia, il mondo al contrario. Il mondo al contrario, gli abbiamo fatto più pubblicità. Ma poi scusami, tu sei comunque nostalgico della decima massa, puoi scrivere un libro che c'è al contrario nel continua. Quindi non lo so, sinceramente io credo che è un fenomeno. Sì, 530.000 preferenze. Lui andava bene, per 700.000, aveva detto. Però credo, diciamo che volava basso, il risultato che loro immaginavano era altro. Tra l'altro, creando secondo me una contraddizione anche interna alla Lega, perché voglio dire che Umberto Bossi si è recato al seggio e ha detto: ha votato Forza Italia. Quindi c'è anche un problema. Però diciamo, questa Lega come sta? Svuotata questa di Vannacci, Lega, che rimane? Questa Lega è una Lega che prova sostanzialmente a erodere un po' di elettorato della Meloni, facendo i più impresentabili degli impresentabili. Ah, giusto, ok. A cioè, gara. Nella logica in cui si governa, per cui la Meloni deve anche darsi una dimensione minimamente più istituzionale, arrivano quelli più impresentabili, per cui dice vabbè, meglio Giorgio Meloni che Matteo Salvini. Ma sulla questione sulla questione Lega è più probabile un cambio al vertice o una scissione? No, io credo che oggi la Lega sia un partito nazionale che non ha più a che fare con le origini, ecco, della Lega. Quindi non credo un cambio al vertice, anche perché il risultato, per quanto negativo, hanno mantenuto più o meno quelle che sono le aspettative. Bisognerà vedere quel pezzo di classe dirigente del nord della Lega se andranno a congresso e cambieranno. Ma io direi invece di andare anche un attimo a dare un'occhiata
un'occhiata a quello che è successo nel nostro orticello, Antonello. So che tu ormai sei proiettata su dinamiche un po' più ampie rispetto a quella che è la nostra città, paesani. Il nostro modello, Antonello. Perché da oggi, grazie comunque, che ce l'hai dentro... Mannacci, cioè, mannacci, fatemi dire una cosa. Ah, ogni volta ce ne sarebbero, però. Questo è un troglodita. Ah, ok. Ah, l'hai trattato? Dove? Sì, dove? Pepe, che dice punti, le cose mannacci che tu potresti sentire sì. In un bar di qualsiasi paesino dopo la settima birra, per cui parole e libertà inutili. Dopodiché io credo che la società italiana abbia abbondantemente dimostrato di essere altro. Basta guardare, ecco, quelli che sono i sondaggi relativamente ad alcune questioni, dal matrimonio egualitario all'eutanasia, alla cannabis, ai diritti civili, per sapere dove sta. Diciamo anche l'Italia. Al colore della pelle. Quindi è una sparutissima minoranza che trova attraverso questi fenomeni da baraccone, che poi è stata un'operazione elettorale di Salvini. Certo, che secondo me gli si rivolterà contro. Io ho questa sensazione, ma è un mio parere. Che gli si rivolterà, però è probabile. Il problema è un altro, che non sono voti di partito sì. Quelli per lui, sono voti di opinione. E perciò dico, è un'operazione fatta da Salvini. Chiamiamola opinione. Diciamo, un'operazione da disperato. C'è qualcuno che però non l'ha presa bene delle ultime elezioni. Vabbè, diciamo che è andata così alla nostra Sandrina, Alessandrina Mastella, detta Sandra, così era, insomma, come dicevano tutti Renzo, vi ricordavo un po', che purtroppo non è riuscita a portare le istanze del golf in Europa. A noi si è veramente squartato il cuore, ci dispiace, però abbiamo memato. Signore, perdonami perché ho memato e abbiamo usato un improperio, neanche troppo blasfemo, diciamo, che è Equive Strapel, per, come dire, sottolineare la cosa. Ovviamente noi scherziamo, non te chiediamo niente De Mastella, vabbè, Antonè, però ti facciamo vedere la conferenza stampa dove lui ha detto tante cose insieme alla candidata, però ha parlato sostanzialmente lui. E, come sempre. Però ha già detto quello che sarà il programma futuro per rilanciare il modello Benevento. Anche due. Il problema è che Mastella ha così tanto confuso gli elettori che io durante lo scrutinio vedevo Mastella ovunque, di qualsiasi partito sì. Che era presente. Allora tu vedevi peso croce su Partito Democratico, Mastella, Mastella. Sì. Croce su Forza Italia e Mastella. Cioè tu dici, quindi... che è responsabile 7-800 schede bianche o a nulle, meglio sarebbe il caso di controllare. Devi decidere, certo, solo le nulle, mettiti d'accordo. Comunque, devi decidere dove sta. A proposito di decidere, lui ha parlato anche di temi abbastanza progressisti in questa conferenza stampa, tipo di intelligenza artificiale. Però lui ha una soluzione di intelligenza artificiale, che è questa. Artigianale, e siccome io sono, rispetto a quando oggi si parla della intelligenza artificiale, sono l'intelligenza intelligenza virtuale. Io sono quella, sì, io sono quella artigianale. Lui è intelligenza artigianale. Io sono quella artigianale. Io sonco quella artigianale, ha detto. Concorre. Vabbè, comunque lui è intelligenza artigianale, è emerso da questa sta cosa e moglie incazzata nera come una iena. No, tra l'altro volevamo fare anche un altro montaggio di tutte le volte che lei invitava ad applaudire, era bellissimo, ma non l'abbiamo fatto. No. Però abbiamo scelto secondo noi i momenti migliori della campagna elettorale. Naturalmente quello che secondo noi ha spaccato di brutto, Antonè, è stato la Ciocca Song. L'Europa è... potete ballarla con noi se volete. Rivoluzionare. Questo è quello mio preferito, il passettino avanti col mulinello delle braccia. Certo, ve lo volevo dire, ma dove l'avete presa l'idea della sigla? È l'intelligenza artificiale di Ciocca, secondo me. L'Europa è da svegliare. Oh, questa è una canzone per l'acqua gym la mattina. Ma anche per lo spinning, cioè, credo. Cantare questa con la voce da uomo. Guarda che risveglio muscolare t'ha fatto Ciocca. Che purtroppo non è uscito, cazzarola, non è uscito Ciocca. C'è tutto da ribaltare. Ballano tipo Lino D'Angelo in quel film. Guarda, Lino D'Angelo però il movimento. Pensate se si chiamava Gnocca. Antonella Pepe, pensate se si chiamava Gnocca. L'abbiamo pensato tutti. Ho un po' provato a metterne nel video. Però io sono donna e quindi posso dirlo. Stai con la Gnocca. Dicendo... Ognuno la sua ciocca, diciamo. A parte la canzone, ma ti immagini nella scheda elettorale Gnocca? Perché no? Vabbè, qua continua. Per una volta che lo scrivo, Antonella, per par condicio, noi abbiamo scelto De Caro come spot che ci è piaciuto di più. Dall'altro lato, bellissimo. Chi l'ha fatto è un genio, veramente. Ecco, non so se l'avete visto. Come devi fare con le lingue? Tu non ti preoccupare, sto studiando. Tu sei studiante. Affini i valorizzare i prodotti agroalimentari. Sì. Antonio
l'Antuvia e a soppressata. A soppressata. Qua abbiamo anche un calabrese. Tutte è andato via la soppressata. Vaporato. Tutte prima. Canne cose proprie applica. Incurtiamo le distanze. Questo è difficile. Europa e lì comune. Incurtiamo. Non è. Vabbè. Chiano chiano ti impari. A mantenere le vive, il paese della montagna. Fra e che te. Abruzzese. E ferrovie. Pesci para para. E ma da a fatia i giovani. E ma da a fatia i giovani. Preciso. Ottimo. Finalmente in Europa sentiranno la voce del sud. Possiamo dire una delle più belle. Gio, sentami. Assaggio sta soppressata. Beh, secondo me è bellissima. È una delle più belle dei geni della... Sì, dei geni della comunicazione. Questo... Devo dire un po' meno quelli del BCT, che per farsi un po' di pubblicità hanno pubblicato sta roba. Ma Stella, il bacio mancato con Belen Rodriguez, mi aspetto di concludere al BCT. Cioè, pare che ci sia un precedente in cui Mastella all'epoca del bagaglino abbia tentato di limonarsi Belen. L'hanno dovuto mantenere in tre. Non so poi come è andata. Adesso Belen verrà in città per Benevento Cinema e Televisione e lui ha già, come dire, quagliato. No, quagliato non lo so, perché non sarà facile. Belen non è proprio una tipa avvicinabilissima. Vabbè, diciamo. Ma lui anche era un bel giovane. Lui era un bel giovane, ma io anche di più. Come era io il fatto. Anche mi difendevo. Però, diciamo, il commento bel più figlio. Bello a sta roba l'ha fatto un radio cittadino, Aurelio Bettini, Belen Alessandrina Rodriguez, detta Mastella alle prossime elezioni comunali. Genio! Grande Aurelio! Questo ci ha fatto molto, ma molto ridere. Come ci ha fatto anche ridere un po' vedere i risultati elettorali. Eccoci qua, Antonè, tu hai detto che non avevi, come dire, proprio la contezza. Stati Uniti d'Europa, nella città di Benevento, è il primo partito col 24,36%, che equivale circa a 4.837 voti. 3.000 scarsi di questi sono andati a Alessandrina, detta Sandra Mastella. Detta Belen. Detta Belen Rodriguez, esatto. Il Partito Democratico però, diciamo, 5 punti percentuali in meno, 19,24%, che devo dire... Secondo me è un ottimo risultato, cioè non credevo che arrivasse al 20 quasi, eh? Sì. Perché in città io il Partito Democratico non so, non ha espresso candidati locali, voglio dire, comunque era molto difficile farlo e raggiungere quella cifra penso sia comunque invece San Nazaro in controtendenza, Movimento 5 Stelle primo partito assieme al PD parimento. Che cazzo, vabbè. Solo voi siete rimasti. Ma chi è che vota? Vabbè, non lo voglio sapere. Comunque vabbè, uno lo vuole uscire. Poi c'è Fratelli d'Italia che è il terzo partito e questa la dice lunga, nonostante gli sforzi di Ciccio Maria, ma Benevento pare che non abbia, come ma dire. Ma dove Ciccio Maria? Fratelli d'Italia. No, cioè, stavo dicendo perché, come si chiama, non c'è proprio, cioè Forza Italia al 7,30 dopo il Movimento 5 Stelle e poi c'è la Lega. A Puglianello avrà fatto senza il botto, cioè, ci mancherebbe altro. E poi andiamo a vedere invece in provincia, questo è il quadro provinciale, il primo partito è Fratelli d'Italia, quasi visto Ciccio Maria e il suo peso, sì, 20,59%, sì. Poi c'è Forza Italia col 16,58 appunto, il peso di Ciccio Maria, e poi il Partito Democratico però proprio lì, mezzo punto percentuale di differenza. Il peso di Ciccio Maria è tipo penso di Ciccio Maria, no, più, senza più sosta, ha lavorato, a ruota seguono Stati Uniti d'Europa, che anche a livello provinciale, sai che proprio male male non ha fatto, 15,45%, che pare sia valso quasi 30.000 preferenze a Sandra, che in tutta la botta ne ha prese quasi 40.000, quindi maggior parte è arrivata dal Sannio. Movimento 5 Stelle, 15.000 preferenze, 14,8 qua più o meno, e poi c'è la Lega, 7,6, e poi tutti gli altri, Alleanze Verdi-Sinistra, che ci tengo a dire, nella nostra provincia non arrivava quasi allo sbarramento, eh? Cioè rendetevi conto. E come stiamo combinando? E pare che questo governo abbia insistito per far votare i fuorisede, il 40% di questi ha votato Alleanza Verdi-Sinistra, quindi credo che non sarà una cosa che non vedremo più da oggi in poi, se rimane questo governo. E poi ovviamente restando sarebbe una cosa gradita che fosse mantenuta. Tutti. Uno dei meme più belli che ci è venuto è questo, eccolo qua, non so se c'era il video delle ciliegie, l'avrete visto, no? Famoso, con Giorgia che va a prendersi la varietà a Giorgia per non distruggere il silenzio elettorale. Figlia delle ciliegie. Noi ci abbiamo stronze. Messo De Luca, che forse è stato, come dire, un po' croce edilizia del PD, eh? Perché da un lato forse ha dato un impulso, dall'altro forse ha sconcecato, prima per le parole che ha speso sulla Schlein, anche se indirettamente, e poi perché dopo l'uscita col fatto della stronza e tutto il resto, credo che un po' qualche voto è costato, secondo me. Che ne pensi tu? Secondo me stiamo toccando un nervo scoperto. No, no, chiediamo. Allora, io credo, ecco, vabbè, sulle esternazioni del Presidente della Regione ne abbiamo parlato così tante volte che è inutile ripetersi. C'è un elemento però che a me in cui è da molto di più delle parole di De Luca.
E il fatto che lei vada a Caivano, sì, e invece di dare risalto a quello che si stava facendo a Caivano, tu immagina l'ufficio della comunicazione di Giorgia Meloni che si organizzano dove mettere i cristiani con i telefonini per fare a lei il video ed arrivare a dire sono quella stronza di Giorgia Meloni. Beh, diciamo che quella roba là, quella roba là è grave. Siamo davvero contro ogni logica. Sì, sono d'accordissimo con te. Il nostro compagno di banco. Sì, ciao caro. Cioè, che lavora per loro. Sì, ma non lo faccio. E che dimostra, diciamo, la natura poi di una certa classe politica di questo centrodestra, che è arrogante, presuntuosa, tutta vittimismo, e voi siete brutti. Però sai che dicevo io, se diciamo De Luca nel bene o nel male ha influito a modo suo, penso a un Bersani invece che senza chiedere niente, senza essere candidato, si è girato comunque mezza Italia e ha fornito una serie di interventi in TV che sono diventati virali, soprattutto per sistemare un po' i nuovi fasci che, come dire, aleggiano e presenziano un po' su tutte le televisioni. Comunque, tornando a De Luca, mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Pronti? Si è incazzato un sacco. Queste ultime battute sono state caratterizzate da una propensione del governo nazionale e del Presidente del Consiglio a offrire frottole ai cittadini italiani, sì, in termini popolari, a produrre palle negli ultimi giorni, più che palle, mongolfiere. Sì. Negli ultimissimi giorni, più che mongolfiere, dirigibili, Led Zeppelin. Led Zeppelin. Sì. Questo è, l'ha presa per niente male quel fatto della... Va bene, poi mentre stavamo qui, sì, mentre stavamo qui a perdere le nostre giornate è arrivato lui. Punto, punto. Due punti. Ricorderete che abbiamo parlato dell'inaugurazione imminente della nuova piazza Pacca, perché non è più Santa Maria, che è proprio qui alle nostre spalle, e lui... pubblicava pacca quanto minuscola, sì, è proprio esatto, questa pacchetta. Domani sera, quello, venerdì, cardinale, ci sarà la inaugurazione di Piazza Cardinale Pacca. Pacca minuscola, spazio punto, ore 20,30, spazio punto, apprezzerete un'opera bellissima, spazio punto, dove c'è apostrofo, era il degrado, ora c'è, venite. Cosa cazzo c'è, Cleme? Cosa c'è sta? Vogliamo sapere. Dici cosa c'è. Ma l'hai letto male, perché l'ultimo pezzo è là dove c'era il degrado, ora c'è. E sentiamo cosa c'è, perché noi c'eravamo all'inaugurazione e ci siamo anche andati a registrare cosa ha detto. Ragazzi, siamo qua stasera. Come, grazie ho di ascoltato Dio. Le memorie che diciamo l'offensiva che è stata fatta nei miei riguardi da parte degli abitanti del lato sinistro, questo lato. Qua gli abitanti sono abbastanza sanguigni, che me, cioè, una bella giornata. Se gli togli i parcheggi saranno quelli della protezione civile o della notte. Vabbè, ma succede una cosa gravissima, guardate. Ringrazio anche loro, come ringrazio le maestranze. Io sono stato qua alcuni giorni, ho ringraziato tutte le maestranze, ho visto i poveretti sudaticci sotto il sole, mi facevano una tenerezza incredibile. Loro, c'è stato loro uno sforzo e l'hanno fatto. Un grande applauso a loro, alle maestranze. Bravi. Grazie, le maestranze. I maschi. Potevi fargli fare una scavata, così uscire il tempio di Iside. Vabbè. Ci andiamo fin là a vedere un po' quello. Attenzione all'inaugurazione, perché qui fa un errore madornale. Grazie. Che un esperto come lui non dovrebbe mai fare. Taglia prima del countdown. Bravissimo. Sempre di levare, rischiato di saltare un i denti. L'amico Ambrosoli dietro, sempre che è sempre presente. E poi diciamo, c'è stato un appello del nostro Clemente in piena violazione del silenzio elettorale. Questo è il primo. Scrivi Mastella virgola punto, compreso di virgola spazio punto, perché io scrivo un ultimo sforzo, chiedo agli amici, due punti, Stati Uniti d'Europa, una preferenza, Mastella virgola spazio punto, e non pago. Poi si è lasciato andare proprio nel pieno, ultimo sforzo, spazio, questo era domenica, chiamiamo tutti per andare a votare Sandra, buona domenica e grazie a tutti, sempre con la solita punteggiatura. Solo sti quattro gatti sono andati a votare, ma questo post si poteva fare a campagna elettorale chiusa, commentalo, questo è sotto il suo profilo, campagna elettorale chiusa non si può fare, scorretto. E poi arriva lui, il genio, Calvano e Cardito risponderanno presente, ma la campagna elettorale non era finita, cioè, tu hai visto qualche altro eclatante caso di infrazione del silenzio elettorale, Antonella? No, va bene, perfetto, c'era uno di Salvini, niente male, ma vabbè, lasciamo stare. E poi è arrivato
mi sarei sorpresa se non ci fosse stato. Certo, hai ragione. Bene, quindi. Complimenti, veramente un buon lavoro. La cosa che infastidisce la critica a prescindere, questa è dopo l'analisi della sconfitta di Clemente, cioè la critica a prescindere è quella di chi vuole solo demolire e non costruire. Ma io vado avanti a carro armato, solo nel rispetto delle norme ed in armonia con gli enti con cui debbo collaborare. Spazio, punto. Non so se tu sei mai andato avanti a carro armato o cosa del genere, però il nostro prossimo tatuaggio che ci faremo sarà andiamo avanti a carro armato. Ma carro armato, proprio carro armato. Lo scriveva un ex amministratore sangiorgese. A carro armato? Recente. Cioè? Va sempre a carro armato. Ah sì? Sì, sì, proprio trademark. Prima di chiudere non possiamo che ringraziare perché è stata con noi Antonella Pepe. Grazie a voi. Risultato electoral. Un pochino, un tantino. Sì. È troppo bella. Freddo addosso. Tantissimo freddo addosso anche nel chiudere questa puntata, perché oggi è un anno esatto che ci ha lasciato il più grande dispensatore di libertà che la storia dell'umanità abbia mai conosciuto, Silvione Berlusconi Nazionale. Silvio! Ci ha lasciato. Noi volevamo salutarvi con un pezzo che è stato scritto proprio per lui, della famiglia Rossi, che si chiama Fatto da solo. D'altronde chi meglio di lui. Ma soprattutto volevamo salutarci. Potevamo mettere grandi momenti di Berlusconi, no? Che hanno reso grande il nostro paese. La tipo spazzolata quando... della sedia. No, vedi, quando fece le corna al ministro che l'ha appena oppure quando fece incazzare bravissimo, a proposito di G7 che mo c'è in Italia, in Puglia, no? Poi quando fece incazzare la regina Elisabetta a Buckingham Palace, Mr. Obama, esatto, potevamo mettere quando fece aspettare la Merkel, quando fece il gesto di apertura all'area quando incontrò Michelle Obama, no? Potremmo farne a tutte le barzellette, tutte le promesse alle squadre di calcio, esatto, soprattutto dei Pullman. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale YouTube perché è il contratto con gli italiani, siete se oggi e sempre, e il famoso confronto, bravissima, cari italiani, abolito. Lici. All'epoca Lici colpo imposta sulla casa, colpo cioè. Da maestro. Geniale. Siamo una generazione cresciuta tipo. Pensate come siamo venuti su noi, poveri cristi. L'ultima parola non poteva più controbattere Prodi. Saluti anche a Gippi sul divanetto che non c'è. E quindi ci salutiamo. E a guardare i tempi attuali, quasi ci viene pure da rimpiangerlo. Porca miseria, sai che c'è ragione, Antonio. Io non vorrei dire, ma c'è ragione. Comunque abbiamo scelto uno dei momenti. Almeno lui era un liberale vero, voglio dire. Pure troppo. Sì, sì, diciamo quasi che sapeva libertino. Divertirsi. La libertà. Quasi libertino. Come direbbero le storie tese, attento che va in galera per colpa dell'Africa. è quasi successo. Essere troppo libertino più che liberal. Comunque sia, abbiamo scelto, visto che ci sono state le elezioni europee, la sua grande performance con Schulz proprio nel Parlamento europeo. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao. Ciao. So che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di Capò. Lei è perfetto. Presidente, io credo che, además de dar la palabra al señor Schulz, yo le pediría que rogara al señor Berlusconi, al presidente del Consejo, que retirara esas palabras en honor a los valores que compartimos todos los europeos. Io ho detto con ironia quello che ho detto. Se non siete in grado di capire l'ironia, mi spiace.